Ciao a tutti amici di extremeorder.com, sono io e benvenuti in questo nuovo unboxing. Oggi con noi abbiamo la Samstorm Quickfire Ultimate, una delle ultime versioni di tastiera meccanica prodotta dalla Cooler Master. Vediamo la confezione. Nella parte frontale abbiamo raffigurata come al solito la tastiera, vediamo le informazioni specifiche del modello, quindi un prodotto dotato di CRMX Brown e layout italiano in questo caso. E poi in basso a sinistra il modello stesso, appunto Quickfire Ultimate. Nella parte posteriore le specifiche tecniche elencate in varie lingue, c'è anche l'italiano, ci è indicata appunto la presenza di CRMX con una durata di 50 milioni di battute, retroilluminazione a LED con 5 livelli di luminosità e 3 modalità, NK rollover su USB, quindi potremo premere teoricamente tutti i tasti presenti sulla tastiera. Lamiera in acciaio interna per rendere la tastiera più resistente e stabile, pad antiscivolo posteriori, tasti multimediali che possono essere disabilitati come avevamo già visto sulla Quickfire Pro, 7 facili accessi diretti multimedia, quindi tasti in seconda funzione, e poi cavo intrecciato USB estraibile con gestione di routing, che è la funzione, cioè la possibilità di bloccare il cavo nella parte inferiore in 3 modalità diverse. Apriamo la confezione, usiamo un coltello per non stare 2 giorni come al solito. Ok, e procediamo con l'apertura della scatola. Ed eccoci qua. Ok, abbiamo concluso la confezione. Eccoci qui, tastiera, manuali introduttivi ed abbiamo ancora sotto il tool per la rimozione dei caps. Allora, partiamo dai manuali introduttivi. Abbiamo un piccolo foglio di carta che ci dice come, ecco qua, come deve essere connesso correttamente il cavo dal lato della tastiera per essere connesso in modo corretto. E poi una piccola guida introduttiva della tastiera stessa. Sostanzialmente quello che abbiamo già visto nei precedenti prodotti Samstorm. Il tool per la rimozione dei caps in plastica, passiamo alla tastiera. Tastiera protetta in questo sacchetto morbido, diciamo. Eccoci qua. Allora, esteticamente la tastiera è praticamente identica alla precedente. Vediamo se riusciamo a far stare tutto sulla videocamera, questo lo vedere meglio. Allora, ecco qua la tastiera. Per quanto riguarda la parte estetica, rimane esattamente identica alla vecchia Quickfire Pro, il design è lo stesso praticamente. Questo nuovo modello ha come feature principale una retroilluminazione completa. Se vi ricordate, nel precedente modello era tagliata nella prima parte del blocco centrale. Anche qua abbiamo nei tasti function in seconda funzione i controlli per la luminosità e la modalità della retroilluminazione, controlli multimediali playback, audio e inibizione del tasto Windows. Tasto FN in basso al tasto Windows per accedere alle seconde funzioni, controllo del key rollover nella parte centrale, potremo scegliere tra un 6 key rollover e un NK rollover e poi controllo dell'ultrapolling nel tastierino numerico. Questo perché la Quickfire Ultimate, come la Quickfire Pro, è una tastiera driverless, quindi non ci sarà nessun software installato nel computer. I tasti sono con la stessa rifinitura degli altri prodotti Samstorm che abbiamo recensito in passato, anche il font utilizzato è il solito. Il corpo della tastiera è sempre in plastica nera opaca e in questo caso non è presente uno sfondo rosso che mi pare invece era caratterizzante nella Quickfire Pro. Nella parte posteriore abbiamo un cavo in treccia di tessuto che si connette tramite connettore, se riusciamo a togliere il mini USB, eccolo qui. Il connettore è placcato in oro in entrambe le parti e abbiamo un filtro in ferrite. Come dicevamo, leggevamo le specifiche tecniche, è possibile bloccare il cavo, vincolare il cavo in 3 modalità, sia per farlo uscire lateralmente sia per farlo uscire nella parte centrale. Ovviamente sono presenti i piedini per il controllo e la regolazione dell'inclinazione e questo è tutto per quanto riguarda la tastiera. Ah, se vogliamo vedere il tool per la rimozione dei caps, eccolo qui.
questo tool qua possiamo ovviamente agganciare un tasto, prendiamo uno un po' comodo a togliere, ecco qui, e possiamo vedere celato sotto di esso lo switch meccanico Sherry MX Brown con il LED. Vedremo nel corso delle recensioni maggiori informazioni per questa tastiera, il funzionamento, le modalità di retroilluminazione, quindi continuate a seguirci. Un saluto da parte dello staff di extremeware.com.